meglio che curare non solo in campo medico. La regola infatti si adatta bene anche al problema dei rifiuti. E così le buone pratiche per ridurre la produzione dei rifiuti si diffondono su tutto il territorio nazionale, dalle lavastoviglie mobili a noleggio al recupero dei pasti non consumati nelle mense, fino ad arrivare agli incentivi per l'utilizzo dei pannolini lavabili. Tutte iniziative che si sono aggiudicate il primo premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti, promosso da Federambiente e Legambiente e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente. Speriamo che sia un esempio per tutte le altre realtà locali che in questo paese ancora non fanno la prevenzione dei rifiuti, ma soprattutto speriamo che sia un esempio per le politiche nazionali che sono completamente assenti sul tema della prevenzione, e speriamo che, diciamo, utilizzando questo premio si possa rendere più consapevoli il governo in Italia che si riduce la produzione dei rifiuti solo se si paga di meno. La volontà dei singoli dunque sembra esserci, ma manca ancora una regia nazionale. Il Ministero dell'Ambiente sta scrivendo il nuovo decreto sulla tariffa che dovrà superare la TARES. Ecco, noi chiediamo fortemente al Ministro Orlando che la tariffa sia solo ed esclusivamente puntuale, che famiglie e aziende devono pagare solo per i rifiuti che producono e non per altre voci di spesa che non hanno niente a che fare con il ciclo dei rifiuti.